Buongiorno a tutti e bentornati in questo nuovo video. E oggi è il 17 di febbraio, è venerdì 17 febbraio, tengo a precisarlo perché non vorrei ci fossero delle disgrazie dietro l'angolo. Sapete com'è, visto il giorno. E allora, è appunto venerdì 17 febbraio, però oggi è un giorno particolare perché sta per arrivare non lo so quando arriverà, tra le 9 e le 15 in teoria dovrebbe arrivare il camioncino di IKEA a portarci il mega ordine che abbiamo fatto. Allora, oggi se arriva va tutto bene, perché appunto, ripeto, è venerdì 17, quindi per carità, se tutto va bene, aiuto, monteremo una cosa insieme che abbiamo preso per la cucina, perché era una cosa secondo me fondamentale, ma poi vi farò vedere bene, bene tutto e vi spiegherò tutto nel dettaglio. Mentre per quanto riguarda la cameretta delle bambine, direi che rimane tutto in sospeso, perché poi faremo un video proprio a parte. Faremo proprio un video a parte perché secondo me merita proprio la trasformazione della cameretta, perché ci sono delle c'è una bimba in più e una bimba che sta crescendo, quindi insomma ci sono delle modifiche, quindi ripeto, vediamo come va. Adesso cerco di andare a fare benzina perché sono quasi a secco prima che spingo, ed è venerdì 17, quindi potrebbe essere un giorno buono per spingere, quindi ci vediamo dopo. Giornata lavorativa conclusa, ora vado a fare benzina alla velocità della luce perché forse rimango a piedi, può essere, quindi vado a fare benzina, poi vado a casa perché sono curiosa di vedere la sala praticamente sommersa di pacchi di IKEA, di cartoni, cose fare di IKEA, e niente, quindi ci aggiorniamo tra poco. La mia bimba rientrando a casa mi ha accolto con i fiorellini che ha raccolto in giardino, amore. E qua abbiamo tutto l'ordine. Ma in realtà pensavo peggio, devo dirvi il vero. Alla fine, allora, questo è quello che monteremo oggi, il Kallax. E poi tutto il resto praticamente è per la cameretta, quindi mio marito si divertirà un sacco. Madonna santa, non voglio immaginare cosa dirà appena vedrà tutto questo, però ripeto, pensavo peggio. Doing crazy dreaming.
montare il Kallax. Allora, adesso lo andiamo a posizionare di là e poi lo sistemerò bene stasera. Vado giusto a posizionarlo e a mettere sopra quello che dobbiamo mettere e poi niente, insomma, faremo le varie modifiche e vi faccio vedere come cosa faccio. Ecco, l'abbiamo preso di questo colore, quindi non bianco ma color legno chiaro, perché si abbina alla cucina e si abbina a una parte di cucina, ecco, diciamo così. Poi abbiamo anche di nuovo la mensola che è dello stesso colore, quindi abbiamo preferito prendere questo colore. Ora lo porto di là, lo pulisco un attimo e poi facciamo tutto quello che dobbiamo fare. Allora, siamo uscite per andare dal tabacchino che c'è nel paese, perché mi è arrivato un pacco di Vinted che ho acquistato, ovviamente. Poi vi faccio vedere che cos'è. È una cosa nuova appena uscita praticamente, quindi quando l'ho vista in vendita su Vinted non l'ho pagata pochissimissimo, però l'ho pagata sicuramente meno che nuovo. Quindi adesso andiamo a prendere tutto e poi torniamo a casa e vi faccio vedere. Sono le 6, siamo arrivate a casa. Sono passata appunto dalla tabaccheria a prendere la cosa che ho ordinato. Adesso cerco di capire come. Ho imballato bene, molto bene. Vediamo un po'. Vediamo se riesco. Sì, riesco ad aprire così. Ho preso il nuovo libro di Marie Kondo, che si chiama Kurashi. Ora vi faccio vedere. Appunto, solitamente costa parecchio, perché è 24,90 euro. L'ho pagato sicuramente meno prendendolo da Vinted, e poi è appena uscito, quindi si vede che la ragazza che l'ha preso l'ha letto una volta e basta, anche perché ha proprio ancora l'odore di nuovo ed è, cioè, davvero, è perfetto. Quindi adesso vado a vedere che cosa vuole Adele. Comunque mi piace molto, vedremo. Ho letto anche Il magico potere del riordino, chiaramente. C'è anche 96 lezioni di felicità, se non sbaglio, ma quello non ce l'ho perché secondo me era un po' una ripetizione. Questo qua dovrebbe essere più non lo so. Allora, in teoria, da quello che ho capito, allora, il magico potere del riordino e 96 lezioni di felicità. Magico potere del riordino sicuro, l'altro non lo so. Comunque dovrebbe essere proprio per chi vuole fare un percorso proprio di riordino completo nella propria vita e nella propria casa. Invece questo qua dovrebbe essere soltanto uno stimolo a mantenere l'ordine, però vi farò sapere. Thank you.
questa sera cena molto semplice e veloce, perché poi mio marito deve uscire. Patate con salsiccia, la salsiccia fatta dai miei suoceri, quindi questa sera la assaggeremo, sarà sicuramente fenomenale. Ragazzi, sono spiaggiata sul divano un attimo perché non ce la faccio più. Abbiamo mangiato i salamini con le patate, ragazzi, mamma mia come erano buoni, cioè, ma voi non potete capire, erano di una bontà infinita, ma veramente buonissimi. Infatti ho appena mandato un messaggio a mio suocero dicendogli che hanno fatto dei salamini che sono una cannonata, veramente dei salamini super super super. Comunque, cambiando argomento, volevo dirvi ancora due cose. Allora, la prima è che adesso, vabbè, quando arriva mio marito, che mi faccio la doccia, perché domani, ragazze, è un grande giorno. È un grande giorno, domani che sarà il 18, è un grande giorno perché non mi vedrete più con questi capelli lunghi. È l'ultima volta che vedrete un video con i capelli lunghi, perché domani andrò con la Fede dal parrucchiere. Non so se ci sarà anche la Ale, ma poi vabbè, la sera ci vediamo, quindi tutto a posto e recuperiamo, ma andiamo a tagliare questi benedetti capelli che non sopporto più, veramente non li sopporto più e non vedo l'ora. Giuro che non vedo l'ora, perché avevo proprio voglia di darci un taglio. Abbiamo rimandato tanto, eravamo rimaste a fine anno, poi siamo andate a gennaio, adesso siamo a febbraio, ma effettivamente domani qui si dà un taglio. Non so ancora bene come farli, cioè in realtà un'idea ce l'ho, però vediamo un attimo con cosa esco e se effettivamente l'idea che avevo in testa, vedremo. E ora questo video qua lo vedrete domenica, quindi il video dei capelli tagliati lo vedrete giovedì. Ovviamente per le più curiose e per quelle che mi seguono su Instagram avranno un'anteprima ovviamente su Instagram, perché è giusto così, ecco, non lasciare in sospeso proprio tutti. Addirittura, amore. E stop. A proposito di Instagram, vabbè, vi lascio il contatto, forse ve l'ho lasciato a inizio video, e lì ovviamente è più diretto, e mi stanno arrivando un sacco di testimonianze riguardanti il video che ho pubblicato ieri, che era giovedì. Una marea di testimonianze, ma anche sotto al video, perché ho pubblicato questo video sulla mia esperienza per quanto riguarda l'allattamento al seno. Ci sono un sacco di storie interessantissime sotto quel video e ci sono un sacco di storie interessantissime che mi sono state mandate in privato. In quante si sono riconosciute nel mio discorso, nel mio video, alcune si sono riconosciute proprio a pieno 100%, proprio 100% uguale alla mia storia, alcune con qualche variazione, magari anche al contrario, magari di dottori che magari insistevano per dare il latte artificiale mentre la mamma voleva allattare al seno, cioè ci sono proprio un sacco di storie ed è molto interessante sentire il parere di tutti, secondo me, perché aiuta tantissimo. Alcune mi hanno anche detto magari avessi visto questo video prima di partorire nel 2015 mi avrebbe aiutato sicuramente. E ragazze, io non so cosa dire perché non so per quale motivo questo argomento non è trattato poi così tanto, probabilmente perché non so, si vuol far credere che sia tutto rose e fiori la maternità, soprattutto proprio i mesi a seguire, i giorni subito successivi e poi i mesi a seguire. Si fa passare la maternità per una cosa così, è idealizzata, cioè proprio come una cosa perfetta, magica,
Sì, va bene, è effettivamente un bel momento, perfetto, non per tutti può essere proprio be bello, e non è perfetto, questo è poco, ma certo non è assolutamente perfetto e non capisco perché si voglia far passare questo messaggio che non è veritiero, non è veritiero assolutamente, perché ognuno poi ha le sue difficoltà, anche chi non ha problemi, ad esempio, ad allattare al seno, magari può avere altri problemi diversi, cioè quindi non capisco questa idealizzazione del postpartum. Comunque, vabbè, l'importante è parlarne. Parlatene anche con persone vicine a voi, parlatene con future mamme, ma non per spaventarle, per aiutarle, per dire ragazze. Se succede una cosa del genere, cioè non sentitevi sole, cioè non siete sole, ok? Un po' come la solitudine delle neomamme. La solitudine delle neomamme è grandissima, nel senso che i primi giorni hai tuo marito, il tuo compagno vicino. E hai magari i tuoi genitori, i suoceri, insomma chi vuoi, però arrivi poi a un certo punto in cui tu ti trovi da solo con tuo figlio, con tua figlia, e devi cavartela da sola. E non hai nessuno, perché magari tutti lavorano, giustamente, tutti hanno la propria vita, e tu ti ritrovi da sola con questo bambino, ti ritrovi a fare discorsi con questo bambino neonato, che ovviamente sono discorsi così, comunque è pesciolino, amore. Ovviamente sono discorsi con un bambino neonato che non ti risponde e comunque non è che ti puoi fare dei ragionamenti, no? Giustamente, e quindi c'è anche tanta solitudine di cui nessuno parla. È così per tutte, non sentitevi sole. In sintesi, qui ho finito di aggiustare, non è terminato comunque. Allora, lì sopra ho messo il bimbi, adesso qua ci sono delle mele perché non so più dove metterle, vabbè. Qua c'è la macchinetta per fare il ghiaccio, qui ho messo momentaneamente questi che sono tutti gli accessori per l'aspirapolvere che ho senza filo che ho qua dietro la porta della cucina, ma cambierò sicuramente il contenitore. Poi ho messo queste due ceste che in realtà arrivano dalla cameretta di Adele, dal Kallax che c'è nella cameretta di Adele. Però adesso, siccome porteremo un po' di modifiche, ne avanzavano effettivamente due e li abbiamo messi qua. Se riusciamo a modificare, non rimarranno rosa, ma magari li faremo sul beigiolino, adesso non lo so bene. E dentro ho messo i giochi di Adele, questi qua che sono in cucina, perché c'era un disastro sul divano e sinceramente anche no. Invece, così la sera quando Adele gioca in cucina, tira fuori i due cubi, gioca e poi rimettiamo tutto dentro. Così è anche più ordinato e finalmente il divano è libero. Allora, prima di salutarvi, vi ho fatto vedere che ho già trovato la soluzione. Quindi ho sostituito questo qua in plastica che non mi piaceva molto con il cestino. Perfetto. Quindi ragazzi, direi che questo video è diventato lunghissimo e adesso mi vado a fare una bella doccia, mi lavo bene i capelli, mi faccio una bella maschera, cioè mi strucco, mi faccio una bella maschera e tutto quanto, nell'attesa che arrivi anche mio marito. Vediamo se riusciamo anche a vedere una puntata di Mare Fuori, che è bellissima veramente. E dopodiché andiamo a nanna perché anche domani sarà una lunga giornata. Comunque, io vi ringrazio per essere stati con noi con questo vasetto bellissimo che mi ha portato mio marito per San Valentino. Vi saluto e vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!